ragazzi, bentornati al mio canale. Questa è la seconda volta che giro questo video, vi devo dire, perché la prima volta ho notato che era veramente esageratamente troppo lungo. Ho detto non è il caso, avrei potuto tenerlo e postare quello diviso in due parti, ma poi postandolo in due parti ho paura che magari si va a vedere di più la prima parte, la seconda poi non viene cagata e ho detto lo rifaccio, chissene, e sono di nuovo qua. Oggi video haul un po' make-up-oso perché ho fatto vari pit stop in vari punti per acquistare varie cose. Sono cose che già ho provato anche, che ho da un po' di tempo, e alla fine mi sono decisa, ho detto Manu è ora di fare il video. Vi farò vedere anche un paio di scarpe, due paio di scarpe che ho preso, e oltre a un paio di jeans, ma questi ve li lascio l'ultimo. Parto con il make up. Allora, sono stata da Essence, Kiko e negozio cinese cioè proprio partiamo boom. E comunque, allora, da Essence vi faccio subito vedere quello che ho preso. E allora, innanzitutto questi due mascara, i tanto parlati e discussi mascara di Essence, i Lash Princess. Io le sento parlare veramente tantissimo e quasi ormai fino alla nausea da Sonia del canale Candy Cat, che saluto, ciao Sonietta, che lei si trova benissimo con questi due. Allora, innanzitutto vogliamo parlarne del packaging, cioè guardate cosa non sono questi mascara. Ma vi rendete conto? A me già solo il packaging mi fa impazzire, che hanno entrambi questi fiocchetti in rilievo in questo materiale tipo gomma dietro e anche davanti, parte davanti e finisce dietro, e già questo rende il mascara una favola, anche da tenere in borsetta al ristorante. Caro, devo andare in bagno a incipriarmi il naso e si tira fuori poi dopo il mascara, e perché fanno una loro porca maledetta figura. E allora, io li ho già provati, per lo più sto usando al momento quello rosa, che è il mascara volume, per dare più volume alle ciglia, volumizzante. Quello verde invece è il False Lash Effect, cioè quello che ti dà l'effetto proprio di ciglia finte, lunghe, come se hai le ciglia finte. Allora, quello verde l'ho usato, devo essere sincera, una sola volta. Io purtroppo ho questa particolarità. Quando già vedo una sola volta che provo il prodotto che non mi soddisfa più di tanto, inizio ad accantonarlo. E vado poi a provarne altri, quello che mi è successo con questo. Ma visto che sono buona, oggi è il mio anniversario di matrimonio, 12 ottobre, e per cui sono felice, sono buona, a breve è anche il mio compleanno, voglio dargli una seconda possibilità. Questo qua invece è rosa, no, più che altro perché, allora, poi vi farò una review, ma mi dà l'effetto di ciglia un po' appiccicaticce e non mi è piaciuto, poi vi farò una review a parte di questi due mascara. Mentre mi sta piacendo tantissimo questo qua rosa. Io poi ho la fortuna di avere già le ciglia di per sé abbastanza lunghe, e però ho degli spazzettini, e questo invece mi va ad aiutare molto a dare l'effetto più pieno dell'occhio, e questo mi piace molto. Poi da Essence ho acquistato questa tinta labbra, la Triple XL Shine Lip Gloss, Ultra Shine Lip Gloss, questo colore, allora è la numero, c'è un numero, 33, il Fabulous Fuchsia. Ve lo faccio vedere, a me piace da matti, questo colore lo sto mettendo ormai quasi tutti i giorni ed è fantastico, è quel fucsia molto fragoloso,
e mi sta facendo impazzire, questo mi piace da matti. Poi vi farò una review di tutti questi prodotti che ho già utilizzato, che secondo me sono buonissimi. Poi da Essence ho acquistato questo pennellino per dare un po' il cambio al mio, in modo che così quando lavo quello ho già quell'altro di, per il blush. Già anche questo, cioè la Essence fa dei packaging per i prodotti fantastici. Cioè guardate questo pennellino da blush, è rosa con disegnati questi fiori stile un po' hawaiano, con scritto Essence, e le setole, cioè ragazzi, vogliamo parlare di queste setole, è veramente un massaggio, una piacevolissima coccola sulla pelle quando si va a stendere il blush. No, io, cioè, io già lo amo, mi sono pentita di non prendere anche quello per terra e fondo, visto anche il prezzo, che è un prezzo veramente una cagata, cioè ve lo dico così come vi viene, e no, fantastico, cioè dovete, è ultra morbido, sembra seta, cioè io non so, veramente fantastico, bello, mi piace. Poi nella sua bustina, che lo potete benissimo anche richiudere, è molto comodo, pratico. Poi da Essence ho voluto prendere, che mi servivano, questi colori nude, questa palette di 8 ombretti All About Nude, che vi faccio vedere. Ultra, anche questi li ho già provati, ultra resistenti, vedete? Partiamo da quelli più opachi, matte, fino ad arrivare a quello metallizzato shimmer, questo qua, e mi piacciono da matti. Sono 8 colori nude, partiamo dal più chiaro fino al marrone scuro per creare ombreggiatura nella piega dell'occhio. Questo colore più chiaro lo si può usare sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno qui dell'occhio per dare più luminosità come illuminante, diciamo, e mi piacciono da matti. Il primo, infatti, come vedete, è il più opaco, matte, di tutti, che è molto luminoso, fino ad arrivare appunto all'ultimo. La scrivenza, cioè, guardate, è ottima, fino ad arrivare appunto all'ultimo, che come vedete è brillantinato, shimmer, è molto metallizzato, bello, mi piace da matti. Anche questa promossa per ora. Poi, già che ero allo stand Essence dentro all'OVS, ho voluto, ero alla cassa e negli stand di fianco alla cassa ho visto che li stavano un po' riempiendo, riattrezzando, e ho visto, voi direte che cavolaccio è, già a me piace da matti, la trovo molto elegante. Questi fiori in bianco e nero, che va sempre in tutte le stagioni, praticamente un porta lenti a contatto. Dentro c'era già il suo cosino di plastica qua per le lenti, dividere le lenti. Io, vabbè, sono piena di questi, ogni volta che prendo il liquido ce n'è dentro uno, però un altro in più non fa mai male. E poi c'ha lo specchiettino, molto pratico da tenere in borsetta, mi serviva. Io di solito ho bisogno, appunto, magari quando l'occhio è stanco, che sono in giro, tengo un po' di liquido dentro e vado a ripassare un po' le lenti per rinfrescarle. Molto pratico, comodo, mi piace. Poi sono stata da Kiko, e Kiko ho preso un po' di cose che, allora, dovrei... volevo farvi vedere la borsettina, sono andata a recuperare la borsettina, che fa sempre molto più figa la cosa, da Kiko. E da Kiko allora ho preso delle cosettine. Allora, ho preso innanzitutto questo rossetto di questa linea, quelle tutte nere che hanno fatto poco tempo fa la Kiko, che è quel rosa fucsia. L'avevo messo anche per fare il video, il mio colore preferito, quello che mi si dice di più, che vi metto comunque il link qua nel pallino information. E io lo sto amando questo colore. Allora, come durata non dura moltissimo, già ve lo dico, questo rossetto, ma io
metto rossetto e poi la tinta labbra di Essence in modo da implementare un po' le cose, un po' da pareggiare il tutto. E, perché come rossetto purtroppo, a parte che io vabbè tendo a mangiare anche rossetto quando ce l'ho su, però no, non ha una lunghissima durata, però mi piaceva da matti il colore, cioè guardate questo fucsia, cioè no, fantastico, mi piace da matti. Poi anche il packaging molto professional, serious, cioè tutto nero, mi piace. Poi, avendo provato io già, che vi ho già fatto vedere in un precedente video haul, quello degli acquisti di Lidl, le nail patch di Sephora, da Kiko cercavo anche sempre questa tipologia di, diciamo, smalto fatto così ad adesivo, molto veloce, pratico, io che sono impedita a metterlo, però non li ho visti. Però ho visto una cosa fighissima da poter mettere sullo smalto, una volta steso lo smalto appunto, per un po' camuffare se viene male la stesura, questi adesivi. Come vedete c'erano varie, varie fantasie, io cosa potevo mai prendere? Animo Rocchettaro, le note musicali, le stelline, molto rock, molto ci piace. E sono praticamente adesivi per unghie da applicare sopra lo smalto, vengono via poi con un normale solvente, ci si può aiutare con la pinzettina, poi sopra uno ci può mettere per farlo durare di più il top coat, e mi piacciono da matti. Poi da Kiko questo smalto, quello della linea Power Pro Nail Acque, che io amo, adoro follemente quelli di questa linea, gli smalti di questa linea, oltre ad avere una miriade di colori che mi fanno impazzire, ma poi proprio anche il tipo di smalto, facile da stendere, il pennello è grande, quindi anche con una due passate si riesce a stendere, durano, perché ho già testato che durano tanto, come vedete il pennellino è abbastanza grande. E io ho voluto prendere questo, ah vabbè, avevo già preso quest'estate, che mi segue su Instagram, le Fashion Sisters, quello rosa baby, e poi ne avevo preso uno non molto tempo fa, un mesetto fa, grigio top più o meno, fantastico. E adesso ho voluto prendere, che secondo me è fantastico anche per questa stagione un po' autunnale, questo color nude, il numero 26. Poi, sempre su consiglio di Sabrina del canale The Hidden Beauty, che se mai vi lascio il link giù sotto, che aveva già fatto vedere qualche giorno fa nel suo video haul queste goccine della Kiko per far asciugare più velocemente lo smalto. Io gli ho chiesto informazioni, lei mi ha detto che sono ottime, di provarle, e allora le ho acquistate. Praticamente sono delle goccine che con questo particolare tampone, cannuccia, adesso non mi ricordo come si chiama sto coso qua, chiamato come vedete, che ha questo bottone dietro, basta schiacciare il bottone dietro e scende la goccina. Su consiglio anche di Sabrina, lei dice che bastano una goccia per unghia. Questa goccia praticamente si fa scendere sull'unghia, da sola evapora e aiuta appunto l'asciugatura dello smalto. In alternativa c'era anche, che secondo la commessa è molto più pratico, lo spray da spruzzare sopra. Io vabbè inizialmente provo adesso le gocce, poi nel caso non mi trovassi bene e comoda con questo metodo proverò anche lo spray. Comunque no, su questo sono proprio curiosa, l'ho preso apposta perché mi incuriosiva molto e mi piaceva sta cosa, anche perché io non ho mai voglia di starli così due ore, per cui provo questo. Chi l'ha già provato mi dica sotto come si trova. E poi oggi da Kiko fondamentalmente sono andata perché avevo finito, sto finendo la mia matita, quella la solita, ormai la conoscete, per le sopracciglia. Ero andata per quello da acquistare. La commessa mi ha fatto vedere questo prodottino qua nuovo, il Shape Shimmer, che erano praticamente nello stand sulla cassa.
ed è praticamente questa matita. Da una parte c'è la matita, in varie tonalità ne hanno, in base alla propria sopracciglia, al colore delle sopracciglia hanno varie tonalità. Io già dell'altra, della matita usando la numero 3, mi ha detto che anche di questa va bene il numero 3. Hanno da una parte la penna, come vedete, che basta girare e si carica, diciamo, esce, che è morbidissima e linea veramente... sottile, precisa, mi piace già da come fa la linea. E poi dall'altra, sempre girando si carica, ha quest'altra penna che praticamente fa da illuminante, da mettere sotto l'arcata sopraccigliare oppure nell'angolo qua interno dell'occhio per dare luminosità, per illuminare l'occhio, lo sguardo. E mi incuriosiva, mi piaceva questa doppia funzione e l'ho voluta acquistare da provare e vi farò sapere. E di questa riesco a darvi già il prezzo, mi sa, perché dovrei avere qua lo scontrino. Allora, lo smaltino, vi dico, lo smaltino l'ho pagato 4,90, perché quelli di questa linea sono tutti 4,90. Il nail polish invece 6,90 e questo prodottino qua nuovo, già un po' di più perché appunto essendo una novità, 8,90. Poi dai cinesi invece ho voluto acquistare, che mi serviva più che altro perché mi si è ormai rovinato tutto il mio pennellino per le labbra. Qua c'è scritto per blush, ma io in realtà non ci credo molto perché è piccolissimo, ed è questo pennellino qua appunto che l'ho voluto prendere più che altro da usare come labbra per rossetto, e l'ho pagato 1,99 da CVG Moda. Io sono andata anche quello qua vicino a me a Pavia, però so che c'è anche a Vigevano, a D'Assago, comunque in vari posti ormai c'è. Poi, che ho preso già quest'estate prima di partire, ma mi sono sempre scordata di farvelo mostrare, queste scarpe da tennis. In realtà ero partita perché io, come sapete, quest'estate si usavano molto, erano uscite il nuovo modello delle Adidas, quelle, adesso non mi viene il nome, le ho adorate tutta estate, adesso ho i lapsus, ho amnesie, non mi ricordo i nomi, quelle dopo le Stan Smith. Quelle che c'erano di vari colori, io le adoro, le amo follemente, ma visto i prezzi assurdi ho detto vabbè, la sansa. E allora in questo centro store grosso di scarpe dove ormai io vado a comprare, Globo si chiama, ho visto queste Puma scontate, ne avevo bisogno perché io d'estate scarpe da tennis, a parte quelle che uso per andare in palestra, che mi scazza usarle per andare poi anche in giro perché poi devo lavarle per metterle in palestra, così non ne avevo, cioè ho le mie All Star, quelle rosse borchiate che avevo anche al matrimonio, però sono quelle le mie, quelle alte, e d'estate volevo proprio una scarpa bassa, non a caviglia, e ho visto queste Puma molto scontate perché credo delle pagate 30 euro, anziché sulle 60-70, una roba del genere, e quindi ne valeva la pena. Poi a me il bianco, il fucsia della scarpa da tennis l'ho sempre amato e credo che le mie scarpe da tennis sono sempre state bianche fucsia, e per cui le ho volute prendere, sono comodissime e fantastiche. Poi sempre in questo grande store, invece più recentemente, ho preso, che li ho sempre cercati, i jeans, quelli che si usano tutti strappati, ma essendo io alta 1 metro e un tappo, gli strappi, quelli che in teoria li ho provati un casino, anche da Bershka ne ho provati di jeans fatti così, da Pinky, da Zara, però quelli tutti con gli strappi, cosa che in teoria gli strappi dovrebbero andare in, cioè quando il jeans ti fa vedere lo strappo sul ginocchio, in teoria ti dovrebbe andare anche te sul ginocchio, ma io sono alto 1 metro e un tappo e lo strappo mi va praticamente in altri punti della gamba che non sono suoi. E finalmente ho trovato i jeans giusti, questi li ho presi appunto sempre in questo store che ha calzature, abbigliamento, tutto, sempre Globo. Io credo di aver preso anche, cos'è, una XS, quindi una, in questo caso la XS è una 38,
E mi piacciono matti. Questi mi pare di averli pagati sulle 23, se non erro, 24. Praticamente sono modello skinny, vanno giù stretti e a sigaretta anche in fondo e fanno un bel fondo schiena, quindi ve li consiglio e mi piacciono matti. E poi finalmente sono mie. Io, a parte che io in questo periodo e poi anche l'inverno uso tanto i bikers come scarpe e ho trovato le mie scarpe. Ve le ho lasciate per ultime perché queste sono una chicca. Cioè, cosa non sono queste scarpe? Chi mi segue su Instagram le avrà già viste perché ho già fatto la foto, le ho già mostrate. Sono praticamente questo stivaletto similpelle con il tacco dietro che in realtà non è molto, perché le ho viste anche le cinesi, ma hanno proprio quella, cioè, zeppona altissima, molto tamarra. Che non mi sembra il caso, questa invece è un po' più diciamo sportivo, elegante, quel rock chic, ecco. E il tacco 10 cm, davanti comunque c'è 1,5 cm diciamo di plateau con questa suola stile cararmato come le scarpe più o meno che si usavano quest'estate. In gomma, fatta tutta così, adesso ci sono anche i sassi perché l'ho già usata, fatta tutta un po' zigrinata in modo che rimane bella solida anche all'asfalto, diciamo, non scivolate, se dovesse essere bagnato comunque non scivolate. Ha la cerniera sul lato e che le rende molto più aggressive, più rock particolari, queste fibbie in metallo dall'altro lato. Arriva praticamente alla caviglia, io le ho già messe, tenute su anche tutto il giorno per camminare, andare in giro, no, sono comodissime, sono fantastiche, mi pare che le avevo pagate sulle 30 euro e no, mi piacciono, queste ormai sono le mie scarpe di quest'inverno, basta, non ce n'è, le adoro. Io gli acquisti li ho finiti, spero che il video vi sia piaciuto, se avete commenti, curiosità sui miei acquisti, se avete già provato qualcosa di quello che vi ho mostrato, scrivetemi sotto come, cosa ne pensate voi, come vi state trovando. Se volete io rinnovo sempre l'invito appunto per iscrivervi al mio canale e niente, mettete i like appunto se vi è piaciuto, vi mando tanti kiss kiss e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao!